I tuoi sacerdoti, o Signore, si rivestano di giustizia e i tuoi santi esultino di gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo questi santi misteri invocando con fiducia la misericordia di Dio e la grazia sua che ci sostiene nel cammino della nostra santificazione. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Tua Chiesa con insegnamento e l'esempio dei santi Basilio e Gregorio Nazianzeno, donaci uno spirito umile e ardente per conoscere la tua verità e attuarlo con coraggioso programma di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di ingannarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera, e non mentisce, così voi rimanete in Lui come essa vi ha istruito. E ora, figlioli, rimanete in Lui, perché possiamo avere fiducia quando Egli si manifesterà e non veniamo da Lui svergognati alla sua venuta. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In diversi modi, durante il tempo dell'alleanza, nel primo periodo, aveva parlato per mezzo dei profeti. Adesso, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, per cui possiamo dire che Dio ha rivelato la sua salvezza, ha operato
con la sua sapienza divina. Questo lo scrive Giovanni nella prima lettera. Dice: voi conoscete la verità, quindi non la potete negare. Chi nega Gesù Cristo nega anche il Padre. Non si può negare il Figlio e accettare il Padre, ma chi nega, nega tutto. Nega il Padre, nega il Figlio e nega lo Spirito Santo. Capite cosa accade dentro la mente e lo spirito di chi abiura, rinnega, abbandona la fede e la grazia che ha ricevuto nel battesimo? Quanto a voi, quello che avete udito, dice San Giovanni all'inizio, rimanga. Se rimane in voi, voi rimanete nel Padre e nel Figlio. Se conservate la fede, conservate anche la comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Infatti, chi perde la fede non prega più. Non si rivolge più al Padre e al Figlio. Allora, tenete fede a quello che avete ascoltato e accettato. Quelli che cercano di ingannarvi si perdono. Hanno già profanato la loro unzione. Insegnamento del Vangelo e la vostra istruzione, la scuola dunque che dobbiamo frequentare è la scuola della evangelizzazione che la Chiesa fa ogni giorno e dovunque. Rimanete in Cristo. Così potete avere fiducia che Egli è venuto e si è manifestato, tornerà e per chi ha rinunciato, ha calpestato la propria fede, sarà vergogna. Tutta la terra, abbiamo detto nel Salmo 97, ha veduto la salvezza del Signore, perché la missione di Gesù è per l'umanità, non è solo per un popolo come l'azione dei profeti, era per il popolo eletto. I profeti non andavano predicando nel mondo. Gesù invece viene e annuncia a tutta l'umanità la sapienza e la salvezza. Il Signore, dice il Salmo, ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti, cioè gli idolatri, tutti i popoli che prima ignoravano Dio, ha rivelato la sua giustizia, che comprende il perdono e l'amore di Dio. Egli si è ricordato, infatti, dice il Salmo, del suo amore, della sua fedeltà. Prima la casa di Israele e ha mandato Gesù, figlio di Maria, figlio del popolo ebraico, ma poi il dono della verità a tutta l'umanità. I confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio, la vittoria contro l'ignoranza, contro il peccato e contro il demonio. E allora tutta la terra acclami il Signore. E sono tre verbi che noi in pratica esercitiamo quando ci riuniamo come comunità di credenti, e cioè gridate. Gridate vuol dire mettere forza nella voce,
nella convinzione, nella certezza del cuore. Esultate la gioia dello Spirito, perché adesso avete il dono della verità, il dono del battesimo che porta nel vostro essere, corpo e anima, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Terza azione che dovete compiere: cantate inni, non siate muti, sordi, oppure che elevate a Dio una preghiera silenziosa, cosa molto buona, ma quanto è tutta la comunità che si riunisce per pregare, ci vuole anche il canto. San Giovanni riporta la testimonianza del Battista, è perché tutta la sua azione ormai era conosciuta in Israele, quindi volevano sapere i capi chi fosse realmente questo battezzatore del deserto. Andarono in commissione e domandarono: sei Elia tu? Giovanni risponde: no. Sei il Cristo tu? Giovanni risponde: no. Sei il profeta? Perché il Messia è anche la personificazione del profeta, cioè è, come dire, la sintesi di tutte le profezie, Gesù. E annunciando lui la verità del Vangelo, non ci sono più dubbi in nessun modo, e non può essere più contenuta nell'ambito di un solo popolo. Quindi Giovanni risponde alla fine: io battezzo con l'acqua, quindi è un battesimo di penitenza, di conversione, dovete cambiare vita, però in mezzo a voi è già colui che battezza col fuoco e lo Spirito Santo. Giovanni annuncia la presenza di Cristo nel mondo. E che fine farà Giovanni? La sua missione certamente prepara la via a Gesù, ma la sua persona paga col martirio. E Gesù subirà la stessa sorte. Allora, ragione Giovanni Evangelista: se avete conosciuto per mezzo dei profeti, per mezzo di Gesù, la verità del regno, voi camminate nella verità, gioite nella speranza, operate nella carità. Ecco, all'inizio dell'anno questi insegnamenti sono preziosi. Non incominciamo a camminare vagando nell'incertezza, nel dubbio. Vedete, tutto quello che abbiamo letto questa mattina è la prova dell'esigenza della verità. Dobbiamo saperla la verità. Qual è? Il Signore, ecco, viene attraverso i profeti prima, attraverso Giovanni dopo, attraverso Gesù, ci consegna integra tutta la verità. Non possiamo dire sappiamo solo qualche cosa, no. A voi è dato conoscere le verità del regno, dice Gesù ai suoi apostoli, i quali poi vengono mandati ad annunziare il Vangelo. Oggi noi celebriamo la festa di due grandi santi e dottori, Basilio e Gregorio Nazianzeno. Basilio nasce nel 30, muore nell'89, quindi giovane si può dire, però è stato un maestro grande, tanto è vero che poi viene chiamato
Magno, San Basilio Magno, e tra i grandi dottori e vescovi dell'Oriente. Ha pregato, ha predicato, ha sofferto pure perché l'imperatore del tempo parteggiava, simpatizzava per gli ariani, quindi ha tolto gran parte del territorio alla diocesi di San Basilio, Cesarea, ma lui ha continuato a fondare ospedali, monasteri e orfanotrofi, chiaramente nello stile dell'epoca, quindi diamo la possibilità ai bambini rimasti privi dei genitori di poter essere educati, istruiti nella fede e crescere nella purezza dei costumi cristiani. Ha lavorato tanto nella sua diocesi e gli scritti suoi sono preziosi. Anche oggi andiamo a leggere tanti bei concetti, pensieri, insegnamenti di questo grande dottore. Così la storia conferma la presenza dello Spirito Santo che guida la Chiesa e soprattutto questi giganti della fede verso il Signore. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Padre misericordioso, accresci il numero di coloro che continuano nel tempo il sacerdozio di Cristo e colmali del tuo Spirito, perché possano essere testimoni della tua presenza nel mondo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre buono, concedi che il cammino verso la ricomposizione dell'unità dei cristiani si faccia spedito e la loro visibile comunione prepari la via a Gesù nel cuore di chi ancora non crede. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre Santo, che ha illuminato la tua Chiesa con l'insegnamento e l'esempio dei santi Basilio e Gregorio Nazianzeno, donaci uno spirito umile e ardente per conoscere la tua verità e attuarla con un coraggioso programma di vita. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Gesù, donaci lo spirito di verità e di amore. Gesù, donaci lo spirito di verità e di amore. Canto numero 306. Perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda con benevolenza, Signore, i doni che portiamo al tuo altare,
nel ricordo dei due santi, Basilio e Gregorio, fa che celebriamo questi santi misteri nello spirito e nella forza con cui essi annunziarono il tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa dei Santi Basilio e Gregorio, con il loro esempio la rafforzi, con il loro insegnamento la maestri, con la loro intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo
è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra qui convocato nel giorno in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nel nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Tommaso e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. E noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, con San Francesco, Santa Chiara, San Pio, San Basilio e San Gregorio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. E Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo con gioia e con amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù nostro Signore, scambiatevi un segno di pace. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto numero 270. Thank you.
Basilio Magno. I genitori, Emelia e Basilio, sono gloriosi santi della Chiesa. Così tuo nonno martire di Cristo, così la pia nonna tua Macrina. E i tuoi fratelli, Pietro e Gregorio, il primo fu pastore di Sebaste e l'altro, più famoso, fu Annissa. Fra tutti tu risulti il più glorioso. Capitale del mondo culturale, ti incatenò Atene col sapere. Poi, finalmente, Cristo ti piegò e conoscesti il mondo dell'ascesi. Sollecitato da tua sorella, arrivi al giorno del santo battesimo. Raggiungi poi l'Egitto e Palestina e i monasteri di Mesopotamia. Felici sono quei santi penitenti. La loro vita incide sulla tua. Fai conoscenza delle loro regole e di quell'esemplare disciplina. Per 5 anni resti in solitudine, facesti attento studio d'ogni regola. Ti rese questo il gran legislatore di tutto il monachesimo d'Oriente. A te guardò più tardi Benedetto per orientare a Cristo l'Occidente. Erede d'Eusebio a Cesarea, riorganizzi chiese e territorio. Valente simpatizza per gli ariani, per questo ti sottrae delle diocesi. La tua tenacia e l'alta tua saggezza riesce a piegarlo verso la tua causa. Correggi tanti abusi e negligenze, hai cura soprattutto di istruire. Emarginati, poveri e malati, assisti con la tua carità. Per essi fondi molti ospedali, fai costruire tanti orfanotrofi ed organizzi scuole nei villaggi. Impressionante azione pastorale. Ma ciò che l'occhio e il cuore ti consola è lo splendore della liturgia. Nel canto, nell'incenso e nella lode deve godere il popolo di Dio. Di fronte agli occhi dell'umanità hai meritato il titolo di Magno e tanto più glorioso quel di Santo, con cui la Chiesa intera ti invoca. Canto numero 314. Il Signore al suo ritorno troverà vigilante. In verità vi dico, gli affiderà tutti i suoi beni. Preghiamo. Il pane eucaristico che abbiamo ricevuto fortifichi e rinnovi
la tua famiglia, Signore, perché custodisca il dono della fede e cammini fiduciosa sulla via segnata dai tuoi santi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Camminando nella verità, gioiendo nella lode, operando nella carità, umilmente andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.